Salve a tutti, io sono ChristyBest Elettronica ed oggi ho per voi una console per videogiochi disponibile sul sito di Best Elettronica a bestelettronica.com col codice 29685. All'interno della confezione possiamo trovare la console in sé, sollevando il contenitore di plastica. Possiamo trovare il cavo di adattamento alla televisione, infatti tramite questi cavi la possiamo collegare alla televisione come monitor esterno, un paio di cuffie, cavo di caricamento USB A a micro USB e istruzioni disponibili in inglese. Ora vi farò vedere come accendere e utilizzare la vostra console. Per accenderla bisognerà premere questa levetta in direzione di destra. Si accenderanno i LED in alto a destra e a sinistra e la console si accenderà. Spegnerò le luci e vi farò vedere. Ci porta alla schermata principale. Ora, da qui possiamo modificare tutte le nostre impostazioni. Andando su impostazioni e premendo il tasto B, che sarebbe quello di attivamento, ovvero se vogliamo cliccare su una finestra dobbiamo premere il tasto B per tornare indietro il tasto A. Ci porterà alla schermata principale, dove possiamo trovare tutte le nostre impostazioni normali, quelle di risparmio energetico, quelle di modificamento della luce, manifestazione, ovvero manifestazione della luce, quindi possiamo modificare la luminosità del display oppure quella del backlight, ovvero della luminosità dello schermo per quanto tempo rimane accesa, il supporto linguistico, ovvero in quale lingua il vostro dispositivo è impostato, oppure TV Out, ovvero tramite il cavo che noi possiamo trovare all'interno della confezione, inserendolo qui, possiamo collegare la nostra console a una televisione e fungere da schermo esterno. Tornando indietro, possiamo vedere tutti i nostri file. Sono divisi in cartelle sul fondo della nostra schermata. Quindi, se noi scarichiamo dei temi, ovvero i colori principali della console, tramite siti che vi farò vedere dopo, sempre disponibili sul libretto di istruzioni, li troveremo qui. Qui invece troveremo i video scaricati dal web, che possiamo rivedere, per esempio, film. Qui possiamo trovare musica, immagini. Libretto elettronico, ovvero se voi scaricaste dei libri elettronici tipo come Amazon Kindle, li potete leggere attraverso questa console e li troverete qui. Oppure registrazioni vocali o il browser. Infatti, se collegate la vostra console alla vostra rete Wi-Fi, vi permetterà di navigare in rete. Andando avanti anche con le schermate, vi farà vedere una vasta selezione di giochi che potete accedere rapidamente dalla schermata principale. Ovviamente questi non sono tutti i giochi disponibili sulla console, infatti ne è preimpostata con più di 1000, ma questi sono quelli che possiamo trovare già rapidamente dalla schermata principale. Per trovare gli altri giochi dobbiamo cliccare all'interno di queste cartelle. E infatti, per esempio, se noi andiamo su CP1 Game, possiamo trovare altri 79 giochi installati soltanto in questa cartella. Ora vi farò vedere gli emulatori già preinstallati sulla vostra console e i giochi all'interno di essi. Per esempio, possiamo vedere un Super Nintendo, una Sega Genesis, un Game Boy Color, giochi d'arcada o un altro Game Boy Advanced. Se clicchiamo all'interno di quest'ultimo, possiamo vedere che ci sono già 197 giochi installati all'interno di questo emulatore senza dover fare nulla. Questi sono quelli che escono direttamente dalla console. Andiamo su Metal Slug. Attivandolo e premendo di nuovo il pulsante B per iniziare il restart, il gioco si avvierà. La console è dotata di casse, quindi alcuni giochi avranno musica. Ovviamente, se inserite le cuffie, si sentirà attraverso le cuffie. Ecco qui. Strapremere il pulsante Start e impostare le vostre impostazioni di gioco.
Eccoci qua. Utilizzando i vari pulsanti possiamo completamente giocare. Come potete vedere la qualità è abbastanza alta, la musica si sente bene e il gioco è abbastanza fluido. E questo è soltanto un gioco fornitoci da questo emulatore, ma noi abbiamo tanti diversi emulatori con tanti diversi giochi all'interno. Per esempio, andiamo su un Game Boy Color. All'interno del Game Boy Color abbiamo 99 giochi già preinstallati. E questo è quanto riguardo i giochi e gli emulatori presenti all'interno del gioco. Ovviamente, se vogliamo andare a trovare i nostri giochi scaricati dal computer, dovremmo andare su Download Game. E qui possiamo trovare i giochi installati in Dir Lista. Io ho installato un'altra versione di Metal Slug attraverso il computer, che dopo vi farò vedere, e lo posso trovare qui. Ora vi starete chiedendo dove posso trovare questi videogiochi. Nel vostro libretto di istruzioni, voltando avanti, troverete una lista di siti web presenti su questa schermata. Su questi siti web, 51 NES, copiando e incollando questo link sulla vostra barra di navigazione, vi porterà a un sito in cinese. Questo sito, che potrà essere tradotto automaticamente al vostro computer, dispone di tutti i retro giochi che potete mai immaginare. Contiene anche musica e video che potete scaricare e inserire sopra la vostra console. Cercando 51 NES CN sul vostro portatile o telefono, troverete questo link. Il primo è quello corretto. Cliccandovi sopra vi porterà alla pagina principale del sito. Se siete dotati di Mac o iPhone, su questo menu qui in alto a destra al centro potete cliccare su una translation, ovvero una traduzione dall'italiano o all'inglese del sito automaticamente. Cliccandoci sopra il sito verrà tradotto automaticamente dal vostro portatile. Possiamo scegliere una miriade di giochi, per esempio cliccando Rockman. Riaprirà una nuova pagina che verrà tradotta automaticamente di nuovo dal vostro portatile e potete scegliere la versione di Rockman che più vi preferisce. Aprendo un'altra pagina e facendo la traduzione di nuovo, possiamo trovare il link di download. Una volta scaricato, verrà caricato all'interno della vostra chiavetta o direttamente alla vostra console tramite il cavo di caricamento e inserito nella cartella di download, che ora vi farò vedere. Una volta connessa la vostra console al computer tramite cavo di caricamento, vi uscirà una schermata del genere. È possibile anche che vi verrà chiesto in che modo volete utilizzare questa connessione, se solo per caricamento o anche per connessione dati. Noi sceglieremo anche per connessione dati. Sul portatile, invece, avviando la vostra funzione di Finder, potete trovare la vostra console sotto il nome di Hard Disk. Cliccandoci sopra troveremo diverse cartelle. Una di queste sarà chiamata Game. Cliccandoci sopra possiamo trovare i nostri file di giochi, per esempio Metal Slug che ho scaricato e inserito all'interno di questa cartella. Quindi, una volta scaricato il file dal sito, premendo su questo pulsante, mettendolo sul vostro desktop e dopo averlo messo sul vostro desktop, cliccato e trascinato all'interno di questo folder, il gioco vi apparirà all'interno del folder Video Game Downloaded di giochi scaricati sulla console. Per concludere, penso che questa console valga veramente la pena di essere acquistata. Per la quantità innumerevole di giochi presenti all'interno della console stessa e la capacità di poterli scaricare dal web, che sono comunque in costante aggiornamento, insieme alla capacità di poter vedere film,
leggere libri e addirittura navigare il web, penso veramente sia un acquisto fantastico.